Non solo parco è il progetto promosso dal Ministero della Cultura, meglio noto come il Bando Borghi, finanziato con fondi del PNRR, che è stato presentato nell'aula consiliare del comune di Gioia Sannitica, comune beneficiario ed attuatore, in collaborazione con le università della Campania. A margine dei lavori abbiamo incontrato il sindaco Giuseppe Gaetano, che ci ha spiegato in dettaglio l'importanza dell'iniziativa. Allora, siamo con il sindaco di Gioia Sannitica. Buonasera sindaco. Buonasera. Per una manifestazione importante questa sera che si chiama Non Solo Parco. Che cos'è esattamente? Allora, Non Solo Parco rientra nel progetto del Bando Borghi di rigenerazione culturale e sociale previsto dal Ministero della Cultura. Non Solo Parco è un progetto, è un laboratorio, è qualcosa fortemente voluto da noi perché è un investimento per il futuro, un investimento sinergico che prevede la partecipazione come attori dell'università, della comunità, delle imprese, in un tavolo sinergico in cui ognuno si confronta, ma non propinando culture o esperienze e o idee, ma semplicemente creando un progetto d'insieme che va ad avvolgere la comunità in senso imprenditoriale, in senso sociale, in senso culturale, quindi proporre una sinergia a 360 gradi di tutti quelli che potrebbero essere gli attori prodromici allo sviluppo del paese, avere l'università in paese, avere le professionalità in paese e farle soprattutto interagire col giovane, con l'eccellenza, con il professionista. Il Bando Borghi nasce dalla sinergia di tanti professionisti, non solo degli amministratori, ma anche di tanti professionisti locali che ci hanno dato una mano nel sviluppare un intervento voluto fortemente dal Ministero della Cultura. Qual è il vantaggio per un comune come Gioia? Guardi, il vantaggio è quello di di mettere a regime le professionalità e la socialità in una visione di sviluppo, cioè si dà la possibilità di vivere con l'impresa e con l'università nel paese. Quindi in questo caso noi per esempio in una parte delle 10 aree tematiche di Non Solo Parco oggi inaugureremo un laboratorio di imprenditoria femminile dove 10 donne, 11 donne del nostro territorio hanno avuto il coraggio di avere un'idea, di proporla e di cercare di attualizzarla con l'università e con le imprese e con i promotori poi di quelle che sono azioni tipo Futuridea. Abbiamo 4 atenei Futuridea che comunque collaboreranno alla messa in atto di tutta la struttura progettuale. Da Gioia Sannitica è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.